questo problema. Chiaramente il secondo pensiero va allo sponsor Piero Guidi, un amico di famiglia, diciamo, siamo anche mesi parenti, anche più il Papa non è tornato, lo sappiamo che sta volando, voleva essere con noi. Grazie ancora. E ovviamente al curatore della mostra, al professor Floriano De Santi, lo ringraziamo tanto per questo. Questo è un dono che ci viene fatto alla città, in occasione della mostra di Raffaello, e io penso che una mostra di questa qualità veramente, come dire, è un ulteriore, come dire, evento nell'evento per la nostra città, in un luogo dove passerà tanta gente e avremo modo quindi di, spero, accogliere i turisti, tutti coloro che verranno in questa città, nel modo migliore. Io per questo vi ringrazio tanto. Veramente. Thank you.
essendo io Urbinate, mi ricorda molto pensando che De Chirico già in pratica dai primi anni 60 in vita avrebbe voluto fare una mostra in Urbino. E allora si facevano mostre nel Giardino d'Inverno, era la sede della Scuola del Libro. Furono fatte mostre importanti, una bellissima peraltro curata da Varsecchi sulle acquaforti di Morandi, ma De Chirico in maniera inconsulta fu in pratica respinto, non considerando che quelle fossero opere originali grafiche. Urbino aveva la sua tradizione incisoria e quindi pensare di esporre delle litografie poteva sembrare una diminuzione sia dal punto di vista della tecnica che dal punto di vista della poetica. Un errore gravissimo, mi sembra che questa amministrazione l'abbia ripagato in pieno, prima e soprattutto per merito di Guidi, di Giacomo, di Piero, prima con la rotonda e poi con questa mostra che è una sintesi bellissima. Tra l'altro è stata esposta in quella rotonda la più grande opera scultorea di De Chirico, la più importante, e adesso c'è quella che da tutti i grandi critici, Ettore D'Androva, che viene considerata una delle statue più enigmatiche, anzi diciamo al Museo delle Ville di Parigi, in questo momento c'è una mostra di De Chirico, come emblema di quella mostra c'è l'esempio di questa statua nera scura di Ettore di Andromeda, che si guardano e non si guardano, ma anche questo fa parte diciamo della poetica di De Chirico. Quindi un risarcimento straordinario per merito anche di Lisa Sotilis, che ha creduto in questa operazione, ma sul merito di questo artista e di De Chirico inutile insistere, perché certo resta uno dei più grandi geni del Novecento, che ha influenzato, anzi dopo il futurismo sicuramente l'avanguardia storica più importante, meglio anche secondo me del cubismo per le evoluzioni che ha avuto, evoluzioni da un punto di vista sintattico e da un punto di vista anche tecnico naturalmente strabilianti, se si pensa che ancora oggi nel mondo i giovani parlano di neometafisica, nuova metafisica, ma il punto fisso è sempre quello, De Chirico, quindi il doppio occhio di De Chirico che naturalmente vede una consistenza poetica notevole e di grande sviluppo. La Sotilis in realtà ha un merito maggiore, è un artista molto importante. Tra l'altro è strano, un artista anche in passato mostra diciamo le sue referenze in maniera evidente. Io ho scoperto nell'archivio thank you.
mi introduco. Ma io mi chiamo la Camilla, mi chiamo Teodoro. Vai sotto l'altro, non più cresce. Stai sotto l'altro. Viene al momento. Siamo l'ispirazione del momento. Thank you.